Oltre 2000 anni fa, la vita dell'uomo lungo la costa orientale dell'Adriatico era rappresentata da modeste comunità rurali, in un susseguirsi di legami, intrecci, scontri, sovrapposizioni, caratterizzati da nuclei abitativi autonomi, quasi sempre fortificati. Nessuno però avrebbe potuto immaginare che di lì a poco questi equilibri millenari sarebbero scomparsi, spazzati via da un destino inesorabile. Storie di persone di un'altra epoca, svanite nello scorrere del tempo, sepolte sotto le macerie dei castellieri. Le vicende storiche del nord-est adriatico passano attraverso un momento cruciale del secondo secolo avanti Cristo. Qui, dove la landa carsica precipita nel mare, viveva un insieme eterogeneo di popolazioni come i Carni, i Veneti, ma soprattutto gli Istri, che le fonti latine ci descrivono come un popolo barbaro, dedito alla pirateria e al saccheggio. Ma chi erano davvero queste popolazioni? Cosa conosciamo realmente della loro civiltà? Il punto di partenza delle ricerche archeologiche circa le popolazioni nord-adriatiche dell'epoca preromana è l'individuazione e lo studio delle rovine di antichi insediamenti fortificati, disseminati ancora oggi sul territorio, che prendono il nome, piuttosto generico, di castellieri. Diciamo innanzitutto che un castelliere, molto semplicemente, è un villaggio fortificato su un'altura. Quindi è un termine che noi utilizziamo per tantissime situazioni, dall'Albania sino al Carso Triestino. Quando in Mesopotamia inizia la storia, qui siamo ancora nella preistoria molto profonda, nell'età del bronzo. In Mesopotamia e in Egitto non si possono paragonare queste cose. Per quanto riguarda la preistoria, o meglio dire la protostoria, cioè gli ultimi due millenni della preistoria, l'età del bronzo e l'età del ferro, in Istria troviamo storicamente confermati, documentati, gli Istri. Però gli Istri, lungo la costa occidentale dell'Istria, erano naviganti, anche pirati, a detta delle fonti, così che erano in contatto con tutti i popoli costieri del nord Adriatico. Per avere un quadro generale, alcuni esempi classici di castellieri del Carso Triestino sono quelli di Slivia e Repen Monrubino. Queste antiche strutture, ormai in rovina e assorbite dal paesaggio circostante, risalgono a un'epoca molto remota, vale a dire a oltre 3500 anni fa, e sono esistite con una certa discontinuità fino a circa il IV secolo avanti Cristo. Come ci sarebbe apparso un castelliere oltre 2000 anni fa? Molto probabilmente ci saremmo trovati di fronte ad una frenetica vivacità di persone intente nella lavorazione dei materiali, come ad esempio le pelli, o impegnate nella cottura dei cibi. Il castelliere di Monrubino ci dà un'opportunità veramente rara di poter osservare direttamente sul terreno il modo di realizzare queste strutture. Queste strutture, innanzitutto, bisogna dire, sono tutte strutture realizzate a secco. Si tratta di valli che possiamo definire gradonati, perché venivano realizzati mediante una sorta di gradonamento, di terrazzamento, che gli consentiva di raggiungere delle altezze complessive finali
finali anche sull'ordine di 5-6 metri. Quindi noi da questi scavi, e questi scavi fatti da Cannarella nella prima metà degli anni 70, ci permettono di osservare il materiale con il quale gli abitanti di questo villaggio protostorico realizzavano i loro valli, perché la collina sulla quale si trova questo castelliere, come quasi tutti i castellieri carsici, è fatta da calcare. Però se osserviamo con una certa attenzione possiamo trovare all'interno di questi materiali anche dei tipi di rocce che rivelano una costituzione completamente diversa. Il piccolo frammento di roccia che ho in questo momento tra le mie mani è di una particolare roccia che viene chiamata arenaria, che è una sabbia cementata, che non si trova assolutamente sul Carso Triestino. Quindi evidentemente è stata portata qua per uno scopo specifico molto tempo fa, quando in questa zona era presente il castelliere protostorico. La stessa roccia veniva infatti impiegata per realizzare all'interno delle capanne dei focolari, delle aree a focolare di dimensioni intorno al metro quadrato, che servivano per la cottura dei cibi e per accogliere il fuoco e le braci. Ed invece, nei primi decenni del secondo secolo a.C., un'ombra si leva da occidente. Sono le armate romane che hanno rivolto lo sguardo verso est nel 181 a.C. con la fondazione di Aquileia. Roma ha deciso di conquistare le aree del Danubio. Per fare questo ha bisogno di un importante capisaldo militare. Questo caposaldo militare sarà ovviamente la città di Aquileia. Da Aquileia partiranno le due legioni che avranno l'obiettivo della conquista dell'Istria. La fondazione di Aquileia è certamente un punto cronologico e storiografico molto importante, perché i romani fondano una colonia, diverse migliaia di uomini, a protezione come baluardo vicino all'arco alpino. Però i primi ad essere colpiti sono stati gli Istri. Tito Livio, la nostra fonte più importante, ci narra che gli Istri guardavano preoccupati dalle alture del Carso Triestino le attività dei romani non molto distante durante la costruzione della colonia di Aquileia. In quel momento evidentemente gli Istri controllavano non soltanto l'Istria peninsulare propriamente detta oggi, ma anche l'area del Carso Triestino fino alle pendici che scendono nella valle del Friuli. Ed era certamente un territorio molto vasto, ma no, questo non vuol dire che gli Istri erano così distesi su una grande area durante tutto il periodo dell'età del ferro. In quel momento gli Istri erano all'apice della loro potenza nel nord Adriatico. Quello che segue è il resoconto della seconda fase delle guerre romano-istriche, un passo senza ritorno. La guerra decisiva che avrebbe segnato per sempre la cultura e la geopolitica di queste terre. Dal Carso Triestino fino all'Istria, seguendo il racconto di Tito Livio, lungo il tracciato percorso dai soldati romani e i siti archeologici protagonisti di una vicenda ancora in buona parte avvolta nel mistero. Un alto frastuono inonda i campi di un'acqua risonante. Con queste parole il poeta Virgilio descriverà un secolo e mezzo più tardi la forza delle acque del fiume Timavo che qui riemerge in superficie. Si tratta di un'area mistica frequentata da millenni e che nel corso dei secoli avrebbe assunto un carattere spirituale. La zona, nell'antichità, era ben diversa rispetto a come la vediamo oggi. Era infatti parte di una laguna, inoltre che rappresentava un vero e proprio confine naturale. Già Tito Livio menziona il fatto che le popolazioni dei castellieri delle alture circostanti
avrebbero assistito all'arrivo dell'esercito romano. Le legioni romane erano partite nella primavera del 178 a.C. da Aquileia e congiuntamente a una forza navale rappresentata da 10 navi guidate dall'ammiraglio Gaio Furio, si mosse innanzitutto a raggiungere come prima sosta le foci del Timavo, dove pose il primo campo. In quest'area ci fu la convergenza dunque sia delle legioni romane provenienti via terra, in particolare dall'altopiano carsico, e in questo caso le forze di terra, lo sappiamo dalle fonti storiche, erano rappresentate da 2 legioni, di cui conosciamo addirittura il numero, la legione seconda e la legione terza. Queste 2 legioni si mossero contemporaneamente sino a raggiungere grosso modo il confine naturale rappresentato dal grande solco della Varrosandra. Siccome dovevano mettere sotto controllo i castellieri degli Istri nell'entroterra di Trieste, certamente dovevano farlo a piedi. L'approvvigionamento però andava via mare, era più semplice caricare le provviste su navi e trasportarle nei vari porticcioli nei dintorni di Trieste. E stabilirono 2 campi, o meglio ancora addirittura 3 campi. Abbiamo infatti il campo militare della legione seconda, il campo militare della legione terza e in più, in prossimità di quest'ultima, anche il campo militare degli alleati Galli. A questo grosso contingente romano si opponeva altrettanto cospicuo contingente di combattimenti istri, posizionati molto probabilmente proprio sulla vetta del castelliere del Monte Carso. La disposizione di questi 3 accampamenti romani, situati a ridosso del Ciglione Carsico, sembra poter trovare conferma dapprima nelle intuizioni pregresse dello scienziato Carlo De Marchesetti e in tempi più recenti dall'individuazione di importanti reperti rivelabili anche con l'ausilio della tecnologia, come il perimetro di quello che viene considerato il campo più importante, situato sul colle San Rocco nell'odierna baia di Muggia. Al di là della barricata naturale del Ciglione Carsico, abbiamo invece le rovine del cosiddetto castelliere di Monte Carso, una struttura unica nel suo genere che ci consente di ipotizzare e di immaginare il fronte dei guerrieri istri. Il castelliere di Monte Carso vanta il perimetro più esteso fra tutti i castellieri dell'Istria sinora conosciuti. All'interno di questo perimetro, il ritrovamento di materiali di tipo domestico o da lavoro risulta talmente scarso da indurre alcuni esperti a ritenerlo un castelliere eretto appositamente allo scopo di fortezza militare. Un'enorme fortificazione volta alla custodia di un gran numero di persone. Il castelliere di Monte Carso, infatti, è veramente enorme, ma nello stesso tempo occupa la cima del Monte Carso e in questo modo domina completamente tutta la forra valliva della Varrosandra. È chiaro che l'interpretazione del castelliere di Monte Carso come il punto centrale di concentrazione delle forze militari degli Istri trova oggi ulteriore conferma e quindi dimostra quanto lungimirante fosse stata l'idea e il pensiero di Carlo Marchesetti, perché negli ultimi anni, grazie alle ultime ricerche, abbiamo avuto la conferma della presenza di un'importante fortificazione militare romana in corrispondenza del Colle di San Rocco. E quindi ecco che il quadro oggi incomincia a completarsi sempre di più. Siamo proprio in presenza del punto centrale, direi del capisaldo militare di questa linea Maginot che gli Istri avevano incominciato a realizzare per cercare di fronteggiare le 2 legioni romane che avevano l'obiettivo di conquistare l'Istria. I guerrieri istri fecero, per la prima volta e forse troppo tardi, un grande fronte comune, nel quale, sempre secondo il resoconto di Tito Livio, spicca la figura di un notabile, il re Epulo o Epulone, che sarebbe stato alla testa di questo variegato esercito. La zona degli Istri non era uno stato organizzato nel senso anche dei romani, ma quando hanno visto che i romani attaccano il loro territorio, sono organizzati e hanno messo a capo questo Epulo. Un'armata disomogenea, le cui forze provenivano dai vari villaggi circostanti.
ci troviamo sul castelliere di Elleri, adagiato sulla collina che sovrasta la baia di Muggia. Sono visibili i resti e i diversi livelli che ci danno la dimensione di come dovesse presentarsi il castelliere di Elleri. Da qui, inoltre, possiamo capire l'importanza strategica del castelliere di Elleri che, probabilmente, assieme ad altri castellieri adagiati sul Ciglione Carsico, come il castelliere del Monte Carso e il castelliere di San Servolo, fecero fronte comune nel dare l'assalto all'accampamento militare romano del Colle di San Rocco. L'episodio che si riferisce al primo anno di guerra del 178 a.C. con i romani che si sono accampati in diversi punti nei dintorni dell'odierna Trieste, narra che gli Istri, approfittando della nebbia, di un'occasione comunque, hanno conquistato il forte con tutte le provviste dentro ammassate. I romani sono scappati verso il mare, dove c'era il punto d'appoggio logistico, e la notizia di una sconfitta è stata trasmessa subito ad Aquileia, e da Aquileia automaticamente è partita la notizia anche per Roma. Lo stesso console si rifugia su una delle imbarcazioni, quindi il campo della seconda legione viene conquistato dagli Istri. Naturalmente, tra lo scompiglio generale, il console cerca di riordinare le forze per preparare un contrattacco. Fondamentale sarà per la riuscita di questa operazione il fatto che la terza legione, dislocata in una parte più interna, verosimilmente da ricercarsi nella zona di Basovizza, risulta totalmente indenne da questo scontro militare. Quindi tra i legionari che si sono messi in salvo sulle imbarcazioni e i legionari della terza legione avviene il contrattacco romano. Contrattacco che permetterà alle legioni romane di riconquistare il campo militare e di mettere in fuga le forze residue degli Istri, che ritorneranno quindi a muoversi in direzione dell'Istria. E hanno ripreso questo campo. Dice Livio perché, che ciò è successo perché gli Istri, trovando tutte le provviste, hanno trovato anche molto cibo e bevande, hanno mangiato e bevuto bene e si sono addormentati. Questo lo dice Livio, che evidentemente naturalmente è sotto l'influenza di fonti che sono parziali. Il corso di questa storia converge nell'antica città di Nesazio, non distante da Pola, posta all'estremità meridionale della penisola istriana. Oggi quest'area presenta una veste romana, anche se le sue origini sono da far risalire alla presenza di un castelliere che rappresentava il principale centro spirituale, politico e culturale della civiltà istrica. La situazione topografica, come ci si presenta oggi, è molto interessante perché la parte superiore del castelliere e dell'abitato romano ha un diametro di circa 150 metri, cioè abbastanza grande, ed è circondata da altri monti, così che è nascosta. Ed è qui che Epulone si nasconde, si asseraglia nel 177 a.C. Nel 177 a.C. le armate romane giungono alle porte di Nesazio, preparano un assedio che sarebbe dovuto durare alcuni mesi e che Epulo, il re degli Istri, è deciso a fronteggiare con ogni mezzo. In quei momenti di tensione, probabilmente, avremmo potuto percepire la sensazione di ansia e di paura nell'animo della gente tra le vie di Nesazio. Tito Livio, la nostra quasi unica ma certamente più importante fonte sugli avvenimenti del 178-177 a.C., ci dice che l'assedio si è protratto per diverse settimane, che qui si sia asserragliato Epulone con i suoi più vicini collaboratori, con anche bambini e donne, e che i romani per poter sconfiggerlo hanno deviato il letto di un fiume che passava vicino alle mura e che in questo modo ha lasciato i difensori senza acqua. Questo è un problema perché in questa topografia carsica oggi non c'è traccia di alcun fiume. La soluzione sarebbe molto semplice, se è vera, ma è possibile,
che Tito Livio, non conoscendo tutti i dettagli degli avvenimenti, scrivendo 150 anni dopo, abbia preso un modello di un assedio in piena Valle Padana, dove questa situazione è facilmente immaginabile. Avendo così deviato il corso di questo fiume ipotetico, dice Livio, gli istri hanno iniziato ad abbattersi tra di loro, un suicidio di massa, e così è finito anche Epulone. E così dice Tito Livio, Nesazio è stata conquistata, e assieme a Nesazio altri due castellieri, Mutila e Faveria, punto e basta. Così che abbiamo due toponimi di altri due castellieri, evidentemente anche abbastanza importanti per gli istri, su cui non abbiamo ancora sicurezza sull'ubicazione. La caduta di Nesazio segna simbolicamente la fine degli istri e della loro civiltà dei castellieri. Dopo la sua distruzione, Nesazio rinasce come città romana con i suoi templi e le sue terme. In un primo momento continuerà a rappresentare un importante centro abitato dell'area alto-adriatica, ma gradualmente soffrirà lo sviluppo di alcune città costiere, come ad esempio Pola, che la porteranno ad un rapido declino e al suo definitivo abbandono avvenuto nel corso del Medioevo. La caduta di Nesazio segna per convenzione la fine del popolo degli Istri, anche se abbiamo ragione di credere che una certa instabilità sia perdurata nell'area per oltre un secolo. Dovremmo attendere infatti più di 120 anni per assistere alla fondazione della Tergeste romana, che sorgeva quasi in sovrapposizione ai villaggi abitati dalle genti istriche e così vicina ai luoghi delle battaglie che abbiamo raccontato. In questo luogo, tra le rovine del foro romano sul colle di San Giusto, termina la nostra storia, ma inizia quella di Trieste, un luogo da sempre strategico, dove l'incontro tra genti diverse avrebbe caratterizzato la sua stessa esistenza.